i carabinieri di Abetone, Pistoia, hanno identificato e denunciato per interruzione di pubblico servizio 10 giovani ospiti di una struttura che accoglie richiedenti asilo. I giovani, provenienti dal Gambia, Senegal, Mali, Nigeria e Costa d'Avorio, nel tardo pomeriggio di giovedì scorso, erano saliti a bordo di un autobus del Copit in partenza dalla località montana per Pistoia, privi del biglietto. Alle rimostranze del conducente si erano rifiutati di acquistarlo e di scendere dal mezzo. Sul posto è intervenuta una pattuglia di carabinieri, che ha fatto scendere il gruppo di richiedenti asilo identificandoli con il concorso del personale del centro di accoglienza dove sono ospitati. Non è la prima volta che si registrano episodi simili. Lo scorso giugno, in Abruzzo, 2 extracomunitari sono stati denunciati con l'accusa di lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale per avere aggredito 2 controllori dell'azienda per mobilità aquilana, AMA, che, saliti su un autobus della linea 2, avevano chiesto i biglietti ai cittadini stranieri che però ne erano sprovvisti. Tornando a quanto accaduto ad Abetone, 2 richiedenti asilo, un nigeriano 22enne, è stato anche denunciato per avere rifiutato di mostrare i propri documenti e di fornire le proprie generalità, mentre altri 3 giovani sono stati denunciati per non avere al seguito alcun documento di identificazione e soggiorno. Il servizio della Copi ha potuto riprendere la sua corsa dopo circa una mezz'ora. I carabinieri hanno poi denunciato altri 2 ospiti della medesima struttura che mercoledì scorso avrebbero percosso e minacciato 2 operatori della Misericordia, che stavano provvedendo al cambio delle lenzuola, per impedire loro di accedere nella camera da loro occupata. Si tratta di 2 cittadini ivoriani di 19 e 25 anni. Episodi, questi, che avvengono con Matteo Salvini, ministro dell'Interno. E lui cosa fa?